Buonasera a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto inizio un pochettino prima la diretta che avevo preannunciato oggi perché poi dovrò andare a prendere le mie figlie e quindi insomma in qualche modo preferisco farla prima in modo da avere più tempo. Allora, volevo darvi qualche strumento. Allora, innanzitutto ho messo il titolo Conoscere per cambiare oppure cambiare per conoscere. Partiamo dal presupposto che l'essere umano è un essere abitudinario, quindi ognuno di noi ha abitudini instaurate e in qualche modo conclamate nella propria quotidianità, date da meccanismi, da automatismi che ci vengono in ogni caso dall'educazione, dal contesto, da tutto ciò che in realtà siamo stati abituati a fare, ok? Quindi perché in ogni caso mi serve cambiare queste abitudini? Allora, nel momento in cui io mi trovo nel percorso della malattia e quindi è arrivato, diciamo, il fatto compiuto che mi ha portato in qualche modo un evento, diciamo, traumatico come quello della malattia, io ho la necessità di comprendere quali sono le dinamiche che mi ha portato la malattia. Perché ovviamente ci saranno state delle abitudini o eventualmente anche degli atteggiamenti insiti nel provocare sostanzialmente la malattia. Ok, quindi partendo dal presupposto che, come ripeto, l'essere umano è un essere abitudinario e quindi non è spinto a cambiare nel momento in cui non sente la necessità. Ok, quindi noi molto spesso cambiamo proprio se c'è un evento traumatico che può essere la malattia, che può essere un licenziamento, che può essere una separazione, ok? Quindi qualsiasi tipo di evento traumatico in realtà ci spinge, diciamo, a cambiare, perché se no prima di quell'evento noi in realtà siamo abituati appunto a mantenere le nostre abitudini, ok? Agire in prevenzione cosa significa? Allora, significa innanzitutto partire da una conoscenza. Quindi conoscere per cambiare. Se io conosco e quindi ho delle nozioni in più, delle informazioni in più, posso scegliere consapevolmente se cambiare determinate dinamiche oppure no. Se io non prendo consapevolezza e partiamo dal presupposto che noi ogni giorno facciamo migliaia di scelte da cosa mangiare, da cosa bere, da come muoverci, dove andare a lavorare, cosa fare, insomma, facciamo tantissime scelte, ok? Queste scelte in realtà sono sempre dettate dalla nostra consapevolezza oppure dalla non consapevolezza. Quindi quanto io sono in realtà cosciente che quello che sto scegliendo è perché effettivamente c'è una volontà intrinseca e quindi una scelta guidata, oppure lo sto facendo per abitudine. Che non vuol dire, ripeto, per forza un'abitudine positiva che porta un risultato positivo, ok? Quindi la conoscenza mi serve effettivamente per stabilire le basi, per comprendere cosa posso scegliere consapevolmente. Tutti noi siamo speranzosi per il futuro. Tutti noi ci auguriamo un futuro florido, senza malattia, piuttosto che con un successo lavorativo, con dinamiche relazionali che ci appagano. Quindi ovviamente tutti speriamo in un futuro migliore, però sperare in un futuro migliore e non iniziare ad agire adesso significa in realtà avere una speranza sterile, perché il futuro in realtà si crea con le azioni che noi compiamo ogni giorno, cioè con le azioni che noi facciamo quotidianamente che creeranno poi un'abitudine che poi creeranno risultati diversi. Albert Einstein sappiamo benissimo che diceva: folle è colui che si aspetta risultati diversi pur continuando a fare le stesse cose. È vero, perché se noi abbiamo effettivamente lo stesso tipo di risultato, non possiamo in qualche modo sperare in un risultato diverso se non siamo, come posso dire,
spinti a fare qualcosa di diverso, ok? Quindi se vogliamo risultati diversi nel nostro futuro, dobbiamo effettivamente agire adesso. Quindi comprendere cosa ci sta guidando nella nostra vita in questo momento. Noi di solito siamo guidati dai nostri valori. I valori cosa sono? Semplicemente la famiglia, l'amore, l'amicizia, il divertimento. Questi sono tutti valori universali che appartengono all'essere umano. In ogni caso, ognuno ha il proprio concetto di famiglia, perché è vero che allora, la famiglia può avere un significato su tre livelli. Cioè, ad esempio, c'è il significato che ci può dare la società, quindi quello che ci viene dato, diciamo, ad esempio, se abitiamo in Italia piuttosto che in Danimarca, ok? Ovviamente una persona che abita in Danimarca piuttosto che in Africa probabilmente avrà un concetto diverso rispetto a chi invece abita in Italia. Quindi c'è un significato ovviamente di contesto, di società, c'è un significato invece della dinamica che in qualche modo abbiamo visto fare durante la nostra evoluzione, la nostra crescita, quindi da bambini nella nostra famiglia, e c'è poi un significato che in realtà la persona da se stessa, quindi cosa intendo io per famiglia? Perché non per forza devo per forza sposare, diciamo, il sapere comune, ok? Quindi farsi tutte queste domande, comprendere cosa significano per me tutti questi valori, significa innanzitutto capire e durante anche il workshop che faremo a Rimini, faremo proprio l'esercizio della ruota della vita, dove ognuno sostanzialmente farà diciamo lo screening dei valori che lo stanno guidando nella vita e il grado di soddisfazione. Perché allora, innanzitutto vedere nero su bianco è diverso rispetto a sapere o in qualche modo a dirselo a livello mentale. Sappiamo benissimo che a livello mentale noi abbiamo tantissimi pensieri ogni giorno. Che possono cambiare di continuo, magari un momento penso una cosa, il momento dopo ne penso un'altra, ok? Vedere invece per iscritto e quindi mettere, fare esercizi pratici di scrittura o di disegno, ovviamente guidati, significa iniziare a vedere la realtà dei fatti, partendo dal presupposto che poi la realtà per ognuno di noi è data dalla propria percezione, ok? Quindi è la percezione che poi cambia lo stato di fatto della realtà. Però, senza entrare, diciamo, nello specifico, allora quello che io vi vorrei lasciare è il fatto che allora, la conoscenza è la base effettivamente per capire dinamiche, per capire atteggiamenti, per capire abitudini e per comprendere cosa stiamo facendo adesso, oggi, nel presente. Perché se io comprendo cosa sto facendo oggi, potrò essere in grado anche di decidere di fare azioni diverse che cambieranno anche il mio futuro, ok? Quindi la conoscenza io credo veramente che sia la base, anche perché allora noi abbiamo due livelli di cambiamento, possiamo cambiare perché conosciamo oppure possiamo cambiare per conoscere, ovvero posso cambiare il mio contesto. Se io, ad esempio, lavorativamente parlando, non sto bene in un posto perché litigo con i colleghi, piuttosto che il titolare in ogni caso non mi soddisfa e non mi appaga, eccetera, eccetera, e quindi vado a lavorare che non sono contento, ok? Ovviamente cambiare il contesto lavorativo potrebbe voler dire, ovviamente, conoscere dinamiche e situazioni diverse. E quindi anche stati d'animo diversi. Però, siccome in ogni caso la persona agisce sempre a livello di convenienza, convenienza intesa come allora cosa allora mi porta l'equilibrio, cioè cosa mi fa rimanere in equilibrio. Noi siamo in un'omeostasi che è proprio l'equilibrio interno della persona continua, quindi che sia funzionale o no, in realtà ognuno di noi tende a preservare il proprio equilibrio, ok? Ma comprendere, ripeto, questo equilibrio, quindi cosa mi fa bene e cosa mi fa male, è la chiave, ripeto, anche per cambiare. Quindi le due vie, allora conoscere, quindi se conosco posso decidere di cambiare, ok?
oppure cambiare per conoscere. Ovviamente non è sempre facile cambiare il contesto che ci circonda, di conseguenza per agire in prevenzione anche è importante partire invece dalla conoscenza di noi stessi. Per qualsiasi tipo di decisione, io ascolto, diciamo, donne che sono nel percorso della terapia della malattia a diversi stadi, molto spesso nella confusione della malattia si trovano effettivamente in panne nel decidere anche cosa mangiare, quando mangiare oppure come, ok? Cioè tutte cose che ovviamente partono in ogni caso da una propria consapevolezza, perché anche lì, allora, è vero che di informazioni ce ne sono tantissime, sia a livello di alimentazione, sia a livello di medicina integrata, di fitoterapici, di micoterapia, cioè di informazioni ce ne sono tante, ma in realtà quello che ha la necessità la persona è quello proprio di crearsi la propria verità. Quindi cosa fa bene a me? Perché quello che può fare bene a me, ok, magari non fa bene ad un'altra persona. Cioè usciamo dal concetto proprio del protocollo, perché in realtà se iniziamo a comprendere cosa mi crea meno stress, allora, mi crea meno stress, in ogni caso cercare di mangiare meglio, ma rimanere in un equilibrio dove qualche volta faccio qualche sgarro perché ancora devo prendere l'abitudine, o mi fa meglio togliere tutto drasticamente e in ogni caso vivere tutti i momenti del pasto, della cena, del pranzo e via dicendo con la sensazione di essere malata. Allora, io sento tantissime persone che hanno queste difficoltà perché giustamente non è facile cambiare anche le abitudini alimentari. Quindi cambiare innanzitutto vuol dire anche partire da una cosa alla volta, cioè non permettersi o in ogni caso non darsi l'obbligo di cambiare tutto insieme, perché non è possibile, non è possibile, troppa legna sul fuoco in realtà lo fa spegnere, ok? Quindi dobbiamo mettere un pezzo per volta, una cosa alla volta, in modo che piano piano andremo a prendere, ripeto, piano piano ogni abitudine, e a livello alimentare, a livello insomma a 360 gradi, ok? E quindi questi sono degli spunti che vi volevo lasciare, diciamo. Allora, io credo che innanzitutto la scrittura e quindi la consapevolezza di mettere anche per iscritto serva tantissimo. Serva perché innanzitutto fa defluire l'emozione, fa defluire in ogni caso lo stato d'animo che la persona sta vivendo e soprattutto gli dà uno spazio più contenuto, ok? Cioè, quindi in ogni caso ogni situazione, ogni episodio, ogni emozione prende il giusto posto, anche perché la vita è effettivamente fatta di tantissime cose, cioè non c'è solo la malattia, quindi la persona nel momento in cui scrive si rende conto che ovviamente con esercizi di scrittura guidati si rende conto che in realtà la vita è a 360 gradi, ci sono le relazioni, ci sono ripeto, le passioni, gli hobby, il divertimento, c'è il lavoro, ci sono tantissime cose, non c'è solo la malattia, ok? Questo è importante per ogni persona che sta affrontando il percorso della malattia, perché se no si rischia, ripeto, di fare di tutto un'erba un fascio e si rischia di rimanere sempre nella bolla della confusione. E, quindi questi sono, diciamo, pochi, però in ogni caso insomma degli spunti che mi auguro insomma vi tornino utili. E oggi sono appena venuta via praticamente dalla conferenza corso che ho fatto a Correggio, a Natura Bio e sono molto contenta perché devo dire che le persone sono rimaste soddisfatte appunto dagli esercizi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la ruota della vita, abbiamo visto quali sono le tentate soluzioni, ad esempio, che una persona mette in atto e la differenza che c'è tra difficoltà e problema. Perché la difficoltà, ad esempio, è un fastidio primario, ok? Una cosa che, ad esempio, sto provando a fare ma non mi riesce. Mentre invece il problema
è una difficoltà ripetuta nel tempo che magari la persona ha provato a risolvere, ma non ce l'ha fatta e quindi di conseguenza da difficoltà è passata a problema. Tutte queste, diciamo, velature, tutti questi praticamente, insomma, piccole differenze, in realtà, sono delle grandi differenze, perché comprendere tutti, scusatemi, tutte queste piccole cose ci dà la consapevolezza, ripeto, di agire in una maniera diversa. Quindi se, anche tu speri in un futuro migliore, io mi auguro che inizierai subito ad agire e a fare cose diverse nel presente, prendendo consapevolezza che allora se vorremmo andare in pensione e magari voglio dire spassarcela al caldo in una spiaggia a Cuba, ok? Io nel mio salvadanaio dovrò mettere un euro al giorno per far sì che poi mi potrò comprare il biglietto per andare a Cuba, ok? Ecco, con noi, quindi con noi stessi, dobbiamo fare la stessa cosa. Se vogliamo in qualche modo cambiare il nostro futuro e sperare in qualcosa di meglio, dobbiamo in qualche modo risparmiare e soprattutto dedicarci del tempo per far sì che quella piccola abitudine quotidiana crei effettivamente un futuro diverso. Quindi fare la formichina in realtà creare costanza nelle azioni significa appunto cambiare sia la percezione del presente, ma soprattutto cambia il futuro. E io mi auguro, insomma, di esservi stata di aiuto. E il tempo non è tantissimo, però per chi vorrà, insomma, ovviamente l'iscrizione per il workshop in collaborazione con il dottor oncologo Claudio Pagliara sono ancora aperte, e quindi io vi aspetto perché insieme passeremo 2 giorni effettivamente molto intensi, dove faremo esercizio, dove ci sarà teoria, dove verranno in ogni caso trattati molti molti argomenti, in realtà per tutti, quindi caregiver, la persona malata, piuttosto che in ogni caso chiunque voglia crescere personalmente, che crede effettivamente che la crescita e il cambiamento sia una scelta consapevole, e quindi potrà veramente essere di aiuto a qualsiasi persona. Io vi saluto, ringrazio Nadia che mi sta guardando, mi auguro che gli altri guardino, insomma, il video anche più tardi. Come ripeto, ho fatto i conti un po' sbagliati perché poi con le figlie non si è mai a posto e quindi dovendo andarla a prendere, insomma, in ogni caso ho preferito farla prima in modo che sarò in tempo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e la prossima settimana credo di fare un'altra diretta, ma soprattutto ne farà un'altra anche il dottor Claudio Pagliara. Quindi vi invito a seguire anche la sua perché ovviamente la nostra collaborazione è data dalla scientificità e dall'esperienza ovviamente come medico del dottore oncologo Claudio Pagliara e dalla mia esperienza pratica in tutti i sensi, sia a livello proprio personale di malattia, ma ovviamente anche di esperienza quotidiana di relazione, insomma, con le persone che stanno attraversando, insomma, il percorso. Quindi è una bella sinergia perché quando la teoria si unisce poi alla pratica è come quando veramente i fatti sono le azioni, diciamo, che corrispondono alle parole che si dicono. Quindi siccome alla fine ciò che fa la differenza nella vita di ognuno di noi sono i fatti e non sono solo le parole, io mi auguro appunto che sarete interessati, insomma, a partecipare a questo workshop perché sarà veramente, insomma, una buona e bella occasione. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.